Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono sempre Mennoz, lo zio Mennoz, che vi ricorda come sempre di iscrivervi al canale, di lasciare un mi piace per sostenere il video, per sostenere il canale, per sostenere lo zio, e lasciate anche un commento dove mi dite voi la vostra, dove mi chiedete consigli più nello specifico. Nell'attesa che arrivi qualche bel colpo dal calciomercato, nell'attesa che si chiuda il calciomercato, nell'attesa che ognuno di noi faccia la propria asta, lo dico sempre, il consiglio che do di farla a settembre quando chiuderà l'asta, non potendo dare consigli su quale difensore o quale centrocampista o quale attaccante prendere, possiamo però iniziare dai portieri, visto che è uscita la griglia dei portieri, dopo il calendario, l'alternanza dei portieri, possiamo già individuare o iniziare ad individuare quali potrebbero essere i nostri obiettivi per questo reparto, che è un reparto, ragazzi, fondamentale per chi fa, chi usa l'imbattibilità del portiere. Partiamo subito da quella che potrebbe essere l'accoppiata top, ovvero le scelte migliori per questo reparto. Ragazzi, il portiere della Juve è sempre una garanzia. Juve, Inter forse sono le uniche squadre che si possono prendere anche da sole. Si può associare al portiere della Juve quello del Torino, o che c'è un'ottima alternanza, giocherà sempre uno in casa e l'altro fuori casa, ma alla fine mettere sempre il portiere della Juve. Consiglio sempre di prendere il primo, il secondo, in alcuni casi anche il terzo, oppure primo della Juve, secondo della Juve, e associare uno tra il portiere del Torino e un altro portiere del Verona, ma si potrebbe anche associare uno dello Spezia, uno dell'Empoli, così tanto metteremo sempre quello della Juve. Ipotesi di spesa tra i 100 e i 120. Un'altra bella scelta potrebbe essere il portiere dell'Inter, Handanovic. Anche qui è l'unico insieme a Szczęsny che può essere preso in solitaria. Qui si potrebbe fare l'accoppiata con lo Spezia. Si troveranno soltanto 4 partite insieme. Magari, sa, può capitare un Juve-Inter, un Milan-Inter, e mettiamo il portiere della Spezia. Si potrebbe associare anche Audero della Samp, ma qui la spesa sale. L'ipotesi di spesa per questa tipologia di portieri tra i 90 e i 110. Un'altra scelta top potrebbe essere Maignan del Milan. Il Milan è una squadra rodata, l'anno scorso ha dimostrato di avere una buona difesa, qui scende un po' secondo me il budget tra i 80 e i 110. Se prendete il portiere del Milan, io qualcosa glielo associerei. Genoa, Sassuolo, se vogliamo stare tranquilli. Col Venezia si spende un po' in meno, però si rischia un po' in più. Queste sono le scelte migliori per chi non ha limiti di budget o chi ci tiene al portiere, ma ci sono anche delle ottime accoppiate, ottime scelte che danno secondo me anche un'ottima garanzia. Lascerei queste tre, le top, punterei più su questo qua, è una buona scelta, una media spesa, però abbiamo un'ottima, comunque un grande ritorno. Musso dell'Atalanta, anche qui consiglio di prendere il primo e il secondo dell'Atalanta. Si può associare Cragno del Cagliari, 3 partite è ottimo, il portiere del Venezia, anche qui sono 3 partite, o il portiere dell'Empoli, 4 partite. Qualunque sia delle tre alternative da affiancare al portiere dell'Atalanta, ottimo. Valore di spesa secondo me tra i 60 e gli 80, forse un pochino di più. Un'altra ottima scelta potrebbe essere il portiere del Napoli, primo e secondo, ricordate. Qui, secondo me, Napoli-Salernitana è perfetto. Spesa si spenderà poco, però un po' si rischia. Se si vuole spendere un pochino di più e stare tranquilli, sarebbe perfetto fare Napoli e Fiorentina. Qui idea di spesa tra i 60 e gli 80. Un'altra buona scelta è puntare sulla Lazio. Qui Reina, Stracoscia obbligatori, non si sa di chi farà giocare. Sarri all'inizio soffre da un po', però le sue squadre hanno sempre un'ottima difesa. Ci si può associare o il Bologna con 5 partite in concomitanza o il Cagliari con 6 partite. Qui secondo me è perfetta, e la butto lì. Lazio-Bologna o Lazio-Cagliari, idea di spesa più o meno tra i 50 e i 70. Un'altra buona scelta è puntare sul portiere della Roma, anche qui primo e secondo sempre. Del primo portiere, del miglior portiere tra quelli che ci abbiamo, va preso anche il secondo.
Si può associare il portiere dello Spezia, a cui si associano 5 partite in concomitanza, o quello del Genoa. Qui secondo me si rischia un po' in più e si spende un po' in più. Però se dovessimo scegliere il portiere della Roma, io andrei ad affiancato con quello del Genoa. Qui ipotesi di spesa tra 50 e 70 crediti. Per chi invece non crede molto al portiere, o non crede sia un ruolo fondamentale, o non vuole spendere tanto per la porta, abbiamo anche un'alternativa al low cost. La migliore, secondo me, è puntare sul portiere del Sassuolo Consigli e affiancarci uno tra Cragno, Audero o Silvestri. Qui, secondo me, chiunque scegliete tra queste due da affiancare a Consigli potrebbe essere anche un'ottima scelta a low cost. Qui l'idea di spesa è tra i 30 e i 50 crediti. Si può puntare poi su Audero della Sampdoria e affiancargli, vabbè, Sampdoria Genoa è perfetto, potrebbe essere la perfetta combinazione, oppure Consigli, come detto prima, oppure Montipò del Verona. Qui un'ipotesi di spesa è tra i 30 e i 50 crediti. Un'altra opzione low cost, che però non vi consiglio poi tanto, che non mi piace tanto, il portiere del Torino Milinkovic-Savic. Torino con Juric potrebbe andar bene, però Udinese e Venezia si rischia, qui si abbassa molto il budget, siamo tra i 20 e i 40 crediti. Un'ultima opzione low cost, questa qua è proprio per i più temerari, portiere del Verona ad affiancare Cagliari o Sampdoria. Diciamo che Verona-Sampdoria potrebbe essere una giusta soluzione low cost, qui siamo tra i 20 e i 40 crediti. Bene ragazzi, io vi ringrazio per aver visto questo video, fatemi sapere su quale scelta punterete, o magari ne avete un'altra che io non ho segnato. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un mi piace e lasciate anche un commento. Ciao ragazzi!